Hallo und willkommen beim ersten Vlog von Italienisch Online Lernen mit Francesca. Ich bin Anna und heute werde ich euch mit mir bringen in meinem Alltag. Ich bin gerade bei meinen Eltern in Marano Vicentino in der Provinz Vicenza und ich werde euch einfach einen typischen Tag von mir zeigen. Heute ist es Freitag. Bist du bereit mit mir Italienisch zu lernen? Dann komm mal mit. Iniziamo und schau dir dieses Video an. Buongiorno, io sono Anna di Italienisch Online Lernen mit Francesca e oggi ti porterò con me nel mio primo vlog per mostrarti cosa faccio nella mia giornata tipica. Siccome si sente dalla mia voce che mi sono appena svegliata, la prima cosa che facciamo è andare a farsi una doccia per svegliarci un pochino fuori. Allora, doccia fatta, mi sento già più fresca e più pronta a iniziare la giornata. Abbiamo solamente dei biscotti, dei cornflakes e delle fette biscottate. Mi è stato appena proposto di andare a fare una colazione al bar, quindi come vedete già i piani cambiano da un momento all'altro. Andiamo a bere un caffè e a mangiare una brioche. Alla crema e saccottino al cioccolato, macchiatone di soia per me e macchiatone di soia per la mamma. 2 hours later. Hola, ho finito 2 lezioni, sono andate molto bene, è sempre bello vedere quanto imparate di italiano. E niente, adesso scendo a fare una pausetta, bere un goccio d'acqua e poi ho una chiamata con la mia collega Martina. A little later. Sono prontissima per il pranzo. Scendiamo a vedere. Cosa abbiamo qua da mangiare? Allora, pane freschissimo dal mercato. Dal mercato e cereali. Wow. Con poi hummus, le erbette e pomodorini. Meraviglioso. Ma i grandi protagonisti di questo pranzo, ed è una giornata normale in casa Viero, normale che mia mamma faccia queste cose, sono gli gnocchi! Wow! E qua c'è una tradizione, vero mamma? Certo che sì. Cioè gli gnocchi vanno... Si contano. Esatto, vanno contati. Quindi quanti gnocchi ci 124, sono? 124, perché siamo solo io e te. Wow! Beh, io intanto nel frattempo mi mangio un antipastino qua. Allora mamma, buon appetito, grazie buon del pranzo. Buonissimi. Purtroppo fa troppo caldo per stare fuori. Cerco di stare almeno 5 minuti qui in terrazza a godermi il sole e poi magari entro dentro e mi leggo un libro prima di continuare a lavorare un pochino. Ecco qua il caffè pronto. Allora, sono qui in bicicletta e sto per andare nella piscina di una mia amica. Non vedo l'ora perché c'è una giornata meravigliosa. Qui è molto bello a Marano perché non ci sono molte macchine, un po' sì, però quasi tutti i posti sono raggiungibili facilmente anche in bicicletta. Ciao. Allora ragazze, sto facendo un vlog. Adesso sono tornata, mi sono lavata e cambiata di nuovo e poi con calma uscirò di nuovo, perché non l'avevo detto all'inizio della giornata, ma è venerdì, quindi è finita la settimana. E questa sera andrò a mangiare e a passare la serata in una specie di sagra di paese che viene chiamata Anguriara. Questa è una cosa molto interessante. Nella mia zona
appunto della provincia di Vicenza, ci sono varie feste di paese che vengono chiamate anguriare. In alcune si mangia effettivamente l'anguria, ma non in tutte. Quindi sono proprio delle feste, diciamo, in cui si può bere, si può mangiare, ma ci sono anche degli eventi musicali e culturali. Cin cin! O'clock midnight. Eccoci a casa, tornata dalla serata. Non vedo l'ora di buttarmi a nanna. Also, hat es dir gefallen und hast du was Neues gelernt? Wenn ja, dann verpasst nicht den nächsten Vlog von mir und von diesem Kanal Italienisch online lernen mit Francesca. Alla prossima, bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.